Ciao ragazzi e bentornati a questa nuova lezione del corso di After Effects. Ci spostiamo sulla categoria transizione per vedere quello chiamato CC Twister. Lo scopo di questo effetto è generare una distorsione, o meglio una torsione di un livello, capace di simulare l'effetto di un movimento rotatorio. Vediamo come funziona. Ci portiamo su questa composizione dove ho un'immagine e con il livello selezionato andiamo su Effetto, nella categoria Transizione e clicco CC Twister. Immediatamente nella finestra di controllo avremo le sue proprietà, dove la prima Completion specifica il completamento della transizione in percentuale, che andrà a generare una torsione dell'immagine dove, una volta raggiunto il valore del 100%, avremo letteralmente capovolto l'immagine. E questa rotazione avviene partendo dall'angolo in alto a destra e termina nell'angolo in basso a sinistra. E questo succede perché la proprietà Axis è impostata a meno 120 gradi e quindi direzionata diagonalmente dall'alto verso il basso. Impostiamo un meno 180 gradi e ora avremo la torsione che dall'alto si sposta verso il basso. E questa rotazione mira il centro dell'effetto, che per impostazione predefinita si trova appunto al centro. Per cui se lo spostiamo dai suoi parametri o trascinando il cursore, sposteremo anche la linea di transizione. Lasciamolo quindi al centro con una transizione al 50%, dopodiché passiamo alla casella Shading. Questa attiva le luci e ombre come se la rotazione avvenisse in maniera tridimensionale. E terminiamo con l'ultima proprietà chiamata Backside, che attraverso un menu ci permette di impostare un'immagine differente, che verrà rivelata al completamento transizione. Per cui inserisco questa foto che ho nella finestra di progetto, la ridimensiono alla larghezza della composizione e la spengo dall'occhiolino. Torno sul livello in cui abbiamo l'effetto, lo ripristino e dal menu Backside imposto la seconda fotografia. Aumentiamo la percentuale di completamento e avremo generato la nostra transizione da un'immagine a un'altra. Anche questo effetto è semplice e intuitivo, per cui non ci sono particolari esempi di utilizzo che possano far gridare al miracolo, anche se con un po' di creatività possiamo sfruttare questo effetto per animare magari un testo. Facciamo un esempio. Ci portiamo su questa composizione dove ho un livello testo con scritto Krypton VFX che contiene un riempimento bianco. Con il Ctrl-D lo duplico e aggiungo la descrizione bordi. Spengo quello sottostante e ora inverto il riempimento in contorni bianchi cliccando sulla freccetta dello switch nella palette del carattere. Ora inserisco l'effetto CC Twister e nel menu Backside associo il livello Krypton VFX. E ora, aumentando il valore di transizione, avremo generato questo passaggio animato da un testo con i margini a un testo con riempimento. Questo era un semplice esempio, anche se il twister nella grafica animata può essere generato per creare delle torsioni a oggetti tridimensionali e non attraverso questo specifico effetto. Quindi restiamo in tema di rotazioni andando a scoprire una particolare tecnica chiamata appunto Twister. Ci spostiamo su questa composizione Full HD che ho chiamato appunto Twister, dove ho inserito un testo. Ora però ho bisogno che la dimensione della composizione sia approssimativamente delle dimensioni del testo che ho inserito, per cui potremmo andare sul menu Composizione, Impostazione composizione e, cambiando i valori di larghezza e altezza, andare a ridimensionare il box. Lavoro un po' noioso, oppure un modo più veloce è quello di sfruttare la regione di interesse. Il suo scopo è quello di ritagliare attraverso il trascinamento del mouse un'area che sarà la nuova dimensione della composizione. Per usarla ci basterà cliccare sulla piccola icona a fianco del pulsante per la visibilità dei tracciati che diventerà azzurra, dopodiché disegnare la forma con il puntatore del mouse.
Una volta specificata la nuova area, andiamo su Composizione e clicchiamo su Ritaglia composizione secondo area di interesse e immediatamente l'avremo ridimensionata. Se infatti ora torniamo sulle opzioni di composizione velocemente con il Ctrl K, vedremo le nuove dimensioni che in ogni momento possiamo comunque modificare. Pertanto le andiamo ad arrotondare, portando un valore di larghezza a 1600 e di altezza a 280. A questo punto aggiungiamo un tinta unita che rinominiamo BG e lo lasciamo di un colore nero. Ora creiamo una nuova composizione che andiamo a rinominare Testo 3D, che lasciamo delle stesse dimensioni appena modificate e trasciniamo al suo interno la composizione Twister. Ora quello che dobbiamo fare è creare una sorta di parallelepipedo con le quattro facciate tridimensionali. Per cui trasformo in 3D il livello Twister e lo duplico con il Ctrl D 3 volte. A questo punto li rinomino per riconoscerli. Quindi la facciata superiore la chiamo Alto, la base Basso, quella che vediamo Fronte e quella dietro Retro. Ora il posizionamento è un'operazione un po' più delicata, ma possiamo farci aiutare anche dalla prospettiva della vista. Quindi porto la camera in personalizzata 1. Ora dobbiamo posizionare e distanziare le copie che saranno le facce del parallelepipedo. Iniziamo con il retro. Se premiamo Ctrl K vedremo che abbiamo un'altezza della composizione di 280 pixel. Significa che avendo quattro facciate distanziate in maniera equidistante, ci basterà aprire la posizione del livello retro e sull'asse Z di profondità impostare 280. Dopodiché possiamo ruotarlo, quindi richiamiamo la rotazione e impostiamo 180 gradi sull'asse X. Ora passiamo alla facciata in alto. Apriamo la rotazione con il tasto R e sull'asse X imposto meno 90 gradi. Ora richiamo con la P la posizione e sull'asse Y imposto 0 per portarla in alto, mentre sull'asse Z di profondità la metà di 280 in quanto il livello è esteso e non di taglio, per cui 140 e l'avremo posizionato in modo corretto. Facciamo la stessa cosa per la facciata in basso, richiamando la rotazione, dove questa volta sull'asse X imposto 90 gradi. Richiamo con la P la posizione e ora sull'asse Y imposto l'altezza, ovvero 280 pixel, mentre sull'asse Z nuovamente 140. Se ora premiamo Alt e spostiamo la camera tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, possiamo vedere il nostro rettangolo tridimensionale. E se portata la vista sulla camera di sinistra, possiamo vedere il nostro quadrato perfetto. A questo punto aggiungiamo un oggetto null, quindi tasto destro, nuovo oggetto null, che trasformiamo in 3D. Selezioniamo i quattro livelli che compongono la forma e tramite il Pick Whip li colleghiamo al null. Ora lo selezioniamo, attiviamo il pulsante sposta punto di ancoraggio, e dall'asse Z, ovvero la freccia blu, lo spostiamo al centro del quadrato. Ora creiamo un'animazione sulla rotazione, per cui premo R e sull'asse X a tempo 0 accendo l'orologio. Poi vado a 20 secondi e gli imputo 3 giri completi. A questo punto riattiviamo la vista sulla videocamera predefinita e se trasciniamo la linea temporale vedremo ruotare verso di noi il parallelepipedo, con il testo su ogni facciata. E magari riportiamo anche le dimensioni di questa composizione a Full HD, così da vederlo meglio. E siccome abbiamo tutte le facciate nere con testo bianco, andiamo a invertire questi colori, inserendo un effetto tinta sia sul lato alto, dove premiamo nelle opzioni dell'effetto il pulsante Scambia colori, poi lo copiamo con il Ctrl C. Selezioniamo il livello basso e facciamo Ctrl V per incollarlo. E se ora trasciniamo la linea temporale avremo due coppie di testo invertite nei colori.
Ovviamente possiamo inserire un effetto tinta su tutti e applicare anche quattro colorazioni differenti. Detto questo, arriviamo al passaggio più importante. Selezioniamo tutti i livelli e li precomponiamo rinominando il tutto Forma 3D, con la seconda casella degli attributi attiva e diamo OK. Ora, per ottenere una torsione, considerando che già ruota su se stessa, dovremo creare un ritardo temporale sulla rotazione, così che mentre inizia a ruotare una parte è ancora ferma e simuli un avvitamento su se stessa. E per farlo dobbiamo usare un effetto a cui ho dedicato una lezione specifica, ovvero la numero 195. Stiamo parlando dello spostamento tempo, nel software in inglese Time Displacement. Di conseguenza inseriamo un tinta unita, che rinomino mappa, su cui applico la scala sfumatura e porto il nero a destra e il bianco a sinistra. Perché se ricordate il ritardo temporale avviene nel passaggio dal bianco al nero. A questo punto posso spegnerla dall'occhiolino, seleziono il parallelepipedo e gli inserisco l'effetto spostamento tempo. Dal menu livello spostamento imposto la mappa nella modalità effetti e maschere. E ora avremo la nostra forma tridimensionale che ruota torcendosi su se stessa. Per migliorare poi l'aspetto dei margini che sono poco definiti, aumentiamo la risoluzione tempo, attorno ai 200, anche se questo richiederà un bel calcolo di rendering. Tuttavia, avremo ottenuto l'effetto twist alla nostra immagine. Considerate che se poi volete animare la torsione partendo dalla forma geometrica iniziale, allora a un secondo fissiamo un fotogramma chiave accendendo l'orologio dello spostamento tempo con valore a 1. Poi ci portiamo a tempo 0 e gli diamo un valore a 0. Così avremo la nostra torsione che parte in progressione. Bene ragazzi, anche per questa lezione ci possiamo fermare qua e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!